Ben ritrovati carissimi amici di Fanta World. Si è chiuso un turno infrasettimanale pieno zeppo di emozioni. Personalmente mi è andata male, ma questi due qua è andata più che bene. È andata alla grande, 85 e mezzo. Dai, ecco. Beh, non mi posso lamentare sicuramente. E quindi adesso, ma non finisce qui il weekend, perché c'è subito la 34esima giornata, il campionato è ancora vivo, sia per quanto riguarda lo scudetto, sia per la zona Champions, insomma, esatto, stagione totalmente ancora aperta. Partiamo con la 34esima giornata di Serie A, Spal Roma, sabato alle 15, Claudio a centrocampo, si può mettere l'ex Viviani che magari può colpire sul calcio piazzato? No, può essere intrigante per chi magari non ha grandi scelte a centrocampo e magari ha necessità di una sufficienza, però comunque io non ci punterei tantissimo. No, così come su Lazzari, che solitamente comunque il voto positivo lo prende. Andrei più sul centrocampo della Roma, anche se lo sta facendo benissimo. Metterei Under per chi lo ha centrocampista al fantacalcio, che comunque gioca avanzato. Salvo, in difesa invece chi prendi da entrambe le parti? Nella Roma sicuramente Manolas, Fazio, Kolarov sono tutti e tre da prendere, senza ombra di dubbio. Anche Juan Jesus, magari se dovesse fare turnover, magari gioca. Nella Spal sinceramente non prenderei nessuno, troppo difficile questa sfida. Roma che poi avrà l'impegno ovviamente contro il Liverpool, quindi potrebbe esserci il turnover in attacco. E quindi potrebbe esserci un'occasione per Schick, i fantallenatori devono dare l'occasione a Schick? Guarda. Secondo me no, cioè per quest'anno mi sa che non si deve dare più fiducia a Schick, perché non segna tanto. Tantissimi minuti, sì. Ora non ricordo bene la statistica, quindi andrei più appunto su esempio Esharawi se dovesse giocare, ma comunque anche Dzeko da subentrato. Sì, certo. Sabato alle 18 al Mapei Stadium il Sassuolo ospita la Fiorentina. Salvo, andiamo subito con un gioco di coppie in difesa. Consigli e Peluso oppure Dragoschi o Piraghi? Ma sono due, sembra una partita abbastanza aperta, perché comunque la Fiorentina anche fuori casa fa bene. Si potrebbe puntare però più sulla Fiorentina appunto in difesa, quindi Dragoschi secondo me è un nome stuzzicante. E come difensore, magari fra i due è meglio Biraghi di Peluso, però Acerbi è da schierare, secondo me. Sempre tu, c'è un rischio malus magari tra Magnanelli e Dabò? Sì, sono i due giocatori più a rischio giallo, sì. Sicuramente. Da schierare senza ombra di dubbio Veretout dopo la tripletta incredibile dell'ultima giornata. Nel Sassuolo magari Missiroli se dovesse riprendersi all'infortunio. Claudio, Simeone oppure l'ex Babacar, anche qui? L'ex Babacar è intrigante, devo dire. Sì, ci può stare Babacar così come Politano, Simeone, non mi convince tantissimo. Magari da ultimo slot. Sabato alle 20.45 a San Siro va in scena l'incontro tra Milan e Benevento, un incontro che probabilmente potrebbe condannare il Benevento alla retrocessione, purtroppo. Claudio, Diabaté però è da mettere a San Siro. Anche questo, un azzardo da ultimo slot, diciamo che il Benevento ormai ha pochissimo da chiedere, purtroppo per loro. Quindi andrei più sull'attacco del Milan, che dentro casa comunque è sempre complicato da affrontare. Salvo, a centrocampo che sì o Juricic? Ma tra i due sicuramente che sì, il Milan avrà secondo me vita facile contro il Benevento, quindi che sì, Bonaventura, Suso, sono tutti giocatori da schierare senza ombra di dubbio. Claudio, in difesa invece chi può essere da modificatore? Suppongo solo dalle parti. Solo da parte del Milan, sì, sicuramente, però non voti altissimi, dato che comunque non saranno impegnatissimi i difensori del Milan, quindi però con la sufficienza sicuramente ampia, a partire anche da Donnarumma che potrebbe prendere l'imbattibilità, vanno benissimo. Andiamo al lunch match di domenica alle 12.30, Cagliari contro Bologna. Salvo, Pavoletti e Palacio sono entrambi da schierare. A Pavoletti sicuramente sì, perché torna dal primo minuto, avrà voglia di segnare. Palacio magari un po' meno, perché non è uno che segna tanto, magari si può preferire Verdi al Bologna. Sempre tu, gioco di coppia a centrocampo, Cigarini e Barella che rientrano dalla squalifica, oppure Gemaili e Poli? Allora, qui senza ombra di dubbio prendo sia Barella che Gemaili, tra l'altro due giocatori miei. Tra i due forse preferisco magari Barella per il fattore casa, anche perché rigorista. Claudio, invece tra difensori centrali, Andreoli o Elander? Ma devo dire che le due difese non mi convincono assolutamente. Se devo dirne uno è Andreoli, solo per il fattore casa. Ma eviterei comunque entrambe le difese, andrei appunto più sui giocatori offensivi, perché i portieri potrebbero subire gol. Esattamente. Andiamo all'Atleti Azzurri d'Italia, dove domenica alle ore 15 si affrontano Atalanta e Torino. Claudio, si può puntare sia sulla fantasia di Gomez che su quella di Iago Falche? Sì, ci sta a schierarli entrambi, diciamo, le due squadre proveranno a fare punti, giocano un bel calcio, quindi sia Gomez che Iago vanno bene. Anche Jalic e Belotti, anche se Belotti forse un po' meno rispetto a Iago e Jalic. Salvi, invece chi è a centrocampo fra De Roon e Rincon?
Onestamente non prenderei nessuno dei due, troppo a rischio giallo. Tra l'altro Derun da rigorista ha anche sbagliato il rigore all'ultima giornata, quindi meglio andare oltre. Si può puntare su Freuler, su Cristante, giocatori sicuramente più offensivi. Nel Torino come centrocampisti, senza neanche Baselli che è squalificato, non credo ci sia qualcuno da prendere. Claudio, invece in difesa, Toloi che rientra dalla squalifica o Ansaldi? Ma io quando l'Atalanta gioca in casa preferisco sempre quasi sempre ai difensori dell'Atalanta. Sì. Però Ansaldi non è una cattivissima idea, anche è pericoloso magari nei tiri, si spinge sì. Quindi ci può stare anche schierarlo, però solo lui comunque forse negli altri... Grazie, Silvestri è squalificato. Sì, infatti, quindi meglio l'Atalanta. Domenica alle ore 15 al Bentegodi va in scena la sfida tra Chievo e Inter, salvo un nome per entrambe le difese. Ah, nel Chievo non prenderei nessuno, neanche il buon Canciatore, questa volta si può evitare. Nell'Inter invece avanti tutta con i top Skriniar e Cancelo, e anche i gregari D'Ambrosio e Miranda vanno bene. Sì, assolutamente. Sempre tu in attacco, oltre ovviamente al solito Icardi, Inglese da ultimo slot, che ne dici? Meglio di no, non mi convince. Secondo me c'è di meglio da prendere questa giornata. Sì. Vedo meglio l'Inter, sì. Claudio, a centrocampo gioco di coppia, Giacchierini e Castro oppure Perisic e Brozovic? Anch'io vedo meglio l'Inter, quindi andrei soltanto su Perisic e Brozovic. Tra l'altro hanno fatto buonissime prestazioni. Sì, assolutamente. Andiamo all'Olimpico, dove la Lazio ospiterà la Sampdoria, sempre domenica alle ore 15. Claudio, De Vrij o Ferrari? Ma la Samp fa un po' fatica fuori casa, quindi... leggermente meglio la difesa della Lazio, però attenzione a Stracoscia, forse un gol potrebbe prendere. Sì. Però in generale De Vrij, tra De Vrij e Ferrari, meglio De Vrij anche per la pericolosità sui calci d'angolo. Salvo, invece a centrocampo chi è da tenere fuori? Allora, da tenere fuori nella Samp magari Torreira può soffrire, anche Barreto. Nella Lazio invece confermerei tutto il centrocampo perché sta facendo molto bene, anche Marusic e Leiva portano i loro bonus ogni tanto. Da sconsigliare, non lo so, Luis Alberto, dato che è squalificato. È l'unica volta in cui si può sconsigliare. Questa volta non mettetela. Esatto, in effetti. Claudio, invece, in attacco, oltre a Immobile, Quagliarella e Zapata invece sono schierabili proprio per il discorso di prima. Per il discorso di prima, meglio di no, però appunto, se deve segnare, magari si può azzardare Quagliarella come ultimo slot. Andiamo alla sfida salvezza, alla Dacia Arena tra Udinese e Crotone. Sfida tra attaccanti, salvo Lasagna o Trotta? Ma questa volta si può puntare su Lasagna. L'Udinese può... deve assolutamente tornare a fare. Non è possibile. Troppe sconfitte consecutive. Lasagna si può schierare, negli ospiti nessuno invece. Sempre tu, si può invece anche mettere De Paul da subentrante a centrocampo? Ma De Paul ci sta a schierarlo. Diciamo che è l'ultima chance che gli diamo. Esatto. A lui, a Young. È quella che forse gli darò anche. Young, che comunque è tornato al gol col Napoli, si può anche schierare, anche Barak. Nel centrocampo del Crotone. Magari Mandragora per la prestazione. Sì, magari per una sufficienza. Claudio, invece in difesa Danilo e Cecchierini sono entrambi consigliati. Forse è meglio Danilo rispetto a Cecchierini, però Cecchierini non è neanche una cattivissima idea, perché appunto bisogna vedere se l'Udinese riuscirà a riprendersi veramente. Non è detto. Perché se l'attacco dell'Udinese farà male, la difesa del Crotone farà bene. Quindi ci può stare mettere Cecchierini, ma anche Cordes. Ok, adesso alle 20:45 di domenica c'è una partita qualunque. Una partita, così, all'Allianz Stadium, Juve-Napoli. 4 punti di distacco, discorso scudetto totalmente riaperto, per cui partiamo con un bel gioco di coppie per Claudio in difesa, Buffon e Chiellini, oppure Reina e Koulibaly. Chi lo sa? Ma sono tutte e 4 a schierare, secondo me. Forse, per quanto riguarda la porta, è meglio Buffon. Sì. Dato che comunque la Juventus gioca dentro casa. È favorita rispetto al Napoli, però è un big match, il Napoli proverà a vincere, quindi ci sta a mettere i top, tutti e 4 top ci sta. Assolutamente. Salvo invece a centrocampo sfida anche loro, 2 centrocampisti molto molto buoni, Khedira o Haaland? Parliamo di 2 giocatori che prendono sempre buoni voti, esatto. Però queste sono gare da Khedira, big match può risolverli lui, quindi Khedira si deve mettere sicuramente, anche se Haaland comunque la prestazione la può portare anche a Torino, sicuramente è meglio di Jorginho, e Amsic lo metterei. Sì, ci può stare. Però domanda facilina in attacco, infatti... chi lo decide lo scontro scudetto? Domanda facile, proprio, non me ne voglio i napoletani, ma... potrebbe deciderlo Higuain da ex. Ha già colpito, quindi magari potrebbe. Infatti. Quindi comunque ovviamente gli attaccanti al Napoli comunque li consigli. Sì, sì, assolutamente per il discorso di prima i top vanno messi. Assolutamente, in uno scontro del genere ci mancherebbe. Io dico che invece decide Dybala, secondo me. Potrebbe essere, ovviamente vanno messi tutti, ovviamente. Sì, ci mancherebbe altro in attacco. La giornata però si chiude lunedì alle 20:45 con la sfida tra Genoa e Verona, salvo un nome per parte a centrocampo. Allora, nel Genoa, Laxalt, un nome sempre spendibile, nel Verona
non mi viene in mente nessuno. Molta giusto, fatica. È giusto così. Verona avverte molto, molto male. Sempre tu, la Padula che è tornata al gol con la Roma oppure Cerci? Dai. Ah, Cerci mai. Cioè, neanche da ex. No, no. Veramente yeah, un giocatore molto, molto sottotono. Meglio la Padula e anche Pandev. Ci sì, sta. Claudio, ultima domanda per tre. In difesa, chi avrà la meglio fra Zukanovic e Romulo? Questa volta Romulo lo sconsigliamo, dai. Zukanovic. Quindi si riprenderà dall'autogol con la Roma. Magari esatto, segna nella porta giusta. Infatti, esatto, questa magari volta magari sì, Zukanovic. Benissimo, finisce qui l'appuntamento con la 34esima puntata del Salotto del Fantacalcio e quindi anche la 34esima giornata di Serie A. Avete visto queste schermate che appaiono durante il video in sovraimpressione? Ebbene sì, noi vi invitiamo a scaricare l'app OneFootball, trovate i link per Play Store ed Apple Store in sovraimpressione o comunque ovviamente in descrizione, per restare ovviamente aggiornati all'interno dell'app su tutto quello che concerne il mondo del calcio, notizie sulla Champions League, notizie di mercato, probabili formazioni, classifiche, marcatori. È molto utile in ottica fantacalcio. Esatto, anche in ottica fantacalcio per tutta l'estate. Statistiche comunque che riguardano tutti i giocatori della Serie A, quindi scaricate OneFootball. Io saluto come sempre Claudio e Salvo. Ci rivediamo alla prossima. Alla prossima giornata. Un saluto da Fantaworld.